You ass! Come here, ass! Fuck! Non so se ve ne siete resi conto, ma sta arrivando la primavera. Io lo so perché sono andato a trovare mia madre l'altro giorno che guarda fuori la finestra, vede i fiori e fa: primavera. Eh sì, perché mia madre ha 76 anni e quindi certe cose non le sfuggono più. Eh no, non la freghi. Il grande ciclo, le stagioni, l'alternanza autunno, inverno, primavera, estate, no, non le sfuggono, non la freghi. Che poi, se ci pensate, mia madre del 39 ne ha viste di cose, eh? Cioè ha visto la fine della prima guerra mondiale, ha visto la guerra del Vietnam, ha visto l'uomo andare sulla luna, ha visto il crollo delle Torri Gemelle, eppure sempre l'altro giorno guarda fuori la finestra, vede che c'è ancora luce e fa: fischia, si stanno allungando le giornate. Cazzo, non ha perso la capacità di stupirsi, cioè, questa è la cosa stupefacente, no? Poi c'era anche mia nonna invece ha 96 anni, sta perdendo la memoria, a volte finisce di mangiare e poi fa: cosa c'è per pranzo? Cioè, non è appena mangiato. Poi mi chiede della mia vita a Milano, insomma, mi chiede: ma cosa fai? Insomma, lavoro, eccetera, poi fai, sai, faccio anche il comico. Ah, fai il comico, un po' scettica, no, ovviamente. Ma dimmi che cosa ti fa ridere, ma... esempio, sai, battute, ad esempio, ti racconto una battuta non mia, di un comico Woody Allen, cioè: Dio è morto, Marx è morto e anch'io non sto tanto bene. Lei mi guarda e mi fa: chi è che è morto? Cioè, ma tu stai bene però, no? Insomma, alla fine, no, ma cioè, tutto, insomma, alla fine mi sono messo, gli ho detto che avevo febbre, mi sono messo a letto, via, mi ho chiusa così, insomma, no? Tornando a mia madre, invece, mia madre comunque è sempre stata una ribelle, no? Era una salutista, ma non era contro la medicina ufficiale. Era religiosa, ma non era cattolica, credeva nell'amore vero, ma ha sposato mio padre, che non ci credeva veramente. Era un uomo molto arrogante, molto voleva sempre avere ragione, odiava alcune cose in modo viscerale, una di queste era il fumo, odiava il fumo in modo viscerale. Ironicamente è morto proprio di tumore al polmone. Mi ricordo ancora sul letto di morte che a un certo punto mi guarda, alza la testa e fa: c'aveva ragione o no? Cioè, sì, tecnicamente, però papà, mi sembra il caso. Vabbè, comunque era un inguaribile ottimista. E quindi, no, vabbè, questa cosa. E mio padre andava sempre in bici, io invece vado spesso in macchina anche per lavoro, e mi è successa questa cosa che a Milano a volte capita: mi hanno spaccato il finestrino della macchina. Non so se vi è mai successo, succede, quando succede fa incazzare, no? Fa incazzare perché dici: cazzo. Tra l'altro, anche se sei di sinistra, un po' dici: ma chissà, Salvini, boh, avrà ragione, avrà torto, ma sto finestrino rotto. Bah, poi, insomma, poi lo racconto ai miei amici, no? Dico: ma sai, mi hanno spaccato il finestrino della macchina. E tutti: ah sì? Ti hanno spaccato il finestrino? Ma era per rubarti il navigatore? No. Beh, avrei lasciato qualcosa su. No. Ma allora perché te l'hanno spaccato? Come se fossi io a dovermi fare un esame di coscienza, no? Perché mi hanno spaccato il finestrino della macchina. Che poi, tra l'altro, controllando sotto il sedile, ho trovato le cose che prima non c'erano, e cioè dei volantini di kebabari. Cioè, che lì ho capito, no? Cioè, quindi è una forma estrema di volantinaggio. Perché questi probabilmente pensano che tu arrivi e dici: puttana Eva, mi hanno spaccato! Cazzo, però la pizza è 3 euro. Che poi io ci sono anche andato in sto posto, non conviene, non vale la pena, non è buona, no? Ce lo dico. Cambio completamente argomento. In realtà ho visto questa cosa recentemente che mi ha, tra l'altro, in corrispondenza del Family Day, che mi ha stupito. Guardate, su YouTube è disponibile, c'è un video, tra l'altro è un video di documentarista, quindi fatto da scienziati, dove ci sono le foche otarie che si inculano i pinguini. Non so se l'avete visto, fa la faccia di tutti quelli che dicono che l'omosessualità è innaturale. Io voglio vedere come spieghi che la foca otaria si incula il pinguino. Tra l'altro, sta foca otaria è enorme, no? Enorme. E lì il pinguino tutto timidino: che cazzo posso farci? Mi sta inculando! Davanti a tutta la sua famiglia, tra l'altro, no? Tra l'altro, il pinguino sembra si sia messo elegante per l'occasione. C'è il frac, no? Cioè, è una cosa... Che poi tra l'altro tu senti, cioè, sto stupro interanimale, interspecie, e ci sono gli animalisti seri che dicono: non sappiamo perché la foca si inculi il pinguino, stiamo ancora studiando. Poi ci lamentiamo che i soldi sulla ricerca vanno spesi male, no? Che poi, tra l'altro, spiegano gli animalisti sempre che alcune volte la foca se lo mangia pure il pinguino, no? E quindi, riflettendoci, questo giustifica anche, e qui chiudo, il pastore sardo. Grazie.